Mascali, seppur tra mille dubbi e qualche incertezza, è nata la commissione d'indagine sulla situazione finanziaria del comune, in seguito ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti sui conti consuntivi 2013 e 2014. A dare il via libera alla commissione, l'astensione di massa della maggioranza, fatta eccezione per il voto contrario di Paolo Virzì. Maggioranza che però fa un passo indietro nel momento in cui si devono stabilire i componenti. Si chiamano fuori Agata Cardillo, Piero Bonaccorsi e Valentina Gullotta, e il quadro di incertezza ha fatto optare le varie forze politiche per rinviare la nomina dei componenti a questa sera. La maggioranza del sindaco Luigi Messina dovrà tirare fuori tre nominativi da inserire nella neonata commissione, la cui nascita è stata preceduta dalla lunga attività ispettiva in cui ha tenuto banco la pista pedociclabile a Fondachello. Ad attaccare per primo Carmelo Caltabiano, secondo il quale la pista ciclabile, per quanto prevista dal programma del sindaco, è stata attuata senza criterio. A rincarare la dose anche Saro Mangano, e tra le fila della maggioranza anche Paolo Virzì ha chiesto che il progetto venga discusso quanto prima in consiglio comunale. Luigi Messina ha difeso la sua scelta, dichiarando che una maggiore pedonalizzazione del lungomare porterà beneficio alle attività private. In merito alla situazione parcheggi e alla maggiore funzionalizzazione della strada parallela, lo stesso primo cittadino ha ammesso con grande franchezza che solo la sperimentazione concreta potrà dare risposte certe. Sulle criticità, Fondachello in genere ieri ha tenuto banco nelle interrogazioni. Emanuele Nigri ha chiesto all'amministrazione più aree giochi per bambini e maggiore segnaletica verticale. La seduta è stata aggiornata di 24 ore a questa sera con la discussione dei due regolamenti previsti all'ordine del giorno, patrimonio e randagismo.